riprendiamo a raccontare quello che accade nel nostro paese. Migliaia di persone da alcune settimane stanno accorrendo alle falde del Monte Pollino in Calabria, in un paese che si chiama Sansosti, in provincia di Cosenza, dove in seguito ad una frana è apparsa sulla roccia una strana immagine. Ce lo racconta Pino Nano. Io dico, prendiamo la cosa com'è, esclusivamente se vogliamo come un segno, niente più, cioè l'uomo ha bisogno anche di segni, anche se la nostra fede è fondata su un solo segno fondamentale che è il nostro Signore, che è Gesù Cristo e la sua parola. Credere in Lui e osservare la sua parola è già il grande esempio che ci qualifica come cristiani. Se poi ci sono altri segni che possono aiutare l'uomo a diventare più buono e ad essere più convertito e avere una fede più grande. La preghiera non è più sufficiente in coloro che sono detentori di una fede debole e quindi cercano un contatto più diretto, più immediato con l'immagine della Madonna e dei Santi. Certamente questo non ci dispiace, perché questo significa far conoscere questo paese, questo santuario di per sé già abbastanza conosciuto nella regione. Però sicuramente più gente viene, più per noi è un momento di crescita. Forse ha ragione l'antropologo Coturi quando parla del bisogno che la gente ha di Dio. Un Dio da toccare con mano e qualche volta anche da vedere, poco importa se come in questo caso è l'immagine riflessa di una frana nel cuore della montagna. Ma è il grande mistero della fede questo.